ci sono circostanze che cambiano la storia, circostanze che cambiano il destino delle persone, a volte di intere città. Per Napoli, città volenterosa ma anche molto complessa, l'arrivo di Diego Armando Maradona fu davvero una di queste circostanze. E stasera andremo a conoscere uno dei protagonisti di questo colpaccio. Pensare che una squadra di metà classifica possa davvero portare a casa un Messi sembra fantascienza, eppure 30 anni fa questo accadde. Come fu possibile? Fu possibile per una serie di combinazioni. Una serie di combinazioni, ossia Barcellona voleva, per fare cassetta, fare delle amichevoli, si domandarono proprio a Marino, che era allora il dirigente dell'Avellino. Ma Marino non aveva la possibilità, perché il Barcellona voleva un sacco di soldi, di fare questa amichevole a Barcellona e Avellino, quindi non era possibile, e chiamò a Napoli Giuliano. E Giuliano, non tenevamo grande interesse a questa partita perché era finito il campionato, potevamo farlo in precampionato, però scemo di farla lo stesso, però a condizione che c'era Maradona. Il Barcellona disse che Maradona stava male, non poteva venire, allora noi non facevamo l'amichevole, però il fatto ci insospettì e domandammo ai ammiratori, agli sportivi di Barcellona, informazioni su Maradona. Ci dissero che era in rotta col Barcellona e che Maradona se ne voleva andare, quindi mandammo immediatamente Giuliano, è un dirigente del Napoli che ora non c'è più, che era Dino Celentano, a Barcellona, che presero una casa in affitto e rimasero là per un mese e chiusero praticamente, convinsero Maradona che Napoli era la più bella città del mondo, era la città praticamente che lui sarebbe stato molto bene. Facciamo una finta, trattiamo un giocatore del Real Madrid, Suarez mi pare che si chiamava, una cosa di questa, e il Real Madrid pur di fregare il Barcellona, di pigliarsi i soldi praticamente, non far pigliare i soldi al Barcellona, il Real Madrid trattò questo giocatore e stavamo per concludere questo giocatore, facendo finta di concludere questo giocatore perché non ci interessava, ma era solamente uno specchio per l'allodone, per ingannare il Barcellona. Il Barcellona si ingelosì e incominciò a trattare seriamente la situazione di Maradona. L'ultimo giorno ci chiamarono, erano deciso a venderlo, però il mercato era già chiuso a Napoli. Io mi avvertirono di questo fatto, che Maradona aveva, che il Barcellona aveva accettato questa, di cedere subito il giocatore, e io corsi in Lega e depositai una busta vuota. Mi precipitai con un aereo privato a Barcellona, chiusi il contratto, ma ritornai in Lega, sostituì la borsa, era di domenica, quindi c'era solamente la guardia giurata notturna, sostituì la borsa con quello col contratto dentro di Maradona, quindi il contratto era valido. Misi la firma al contratto di Maradona prima di tornare a Napoli, di tornare a Milano per depositare la busta, mi fermai un attimo al bar dell'albergo, e io non bevo mai whisky, ma siccome ero stanco morto, mi pigliai whisky on the rock. E il barman mi disse: ah, lei è italiano? Sì, abbiamo fatto un colpo a Barcellona, abbiamo venduto Maradona, che quello è un giocatore che non gioca più, è chiatto, è brutto, tende a ingrassare, che abbiamo fregato il Napoli. Figuri, mi dovevi questo whisky, mi rimase qui. E poi invece la storia le ha dato ragione. Non bisogna seguire sempre il proprio istinto nel calcio, non seguire mai quello che dicono gli altri.
ha affrontato un po' sempre anche il lato oscuro del rapporto con Maradona. Sono stato in carceria come di Maradona. Mai Maradona insomma, arrivava sempre a settembre, minacciava sempre di non tornare? Un anno solo veramente di andare via, perché aveva avuto delle offerte molto forti da Marsiglia, da un club francese. Io non è che mi volevo andare in Argentina, io mi volevo andare all'Olympique di Marsiglia, che era un calcio molto più tranquillo, la settimana non era tanto grossa, tanta tensa come era in Italia. Però lui tiene il contatto col Napoli, io punto ai piedi. E Tapì, il presidente di questo club, venne a Napoli per parlarmi, per convincermi, ma io non lo ricevetti proprio. Ma non mi ha detto che pensa di questo scudetto, della squadra soprattutto. La squadra è stata molto forte, sì. È stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico. E un grande presidente. Grazie. Io andai in mezzo al pubblico, c'era una folla pazzesca, giravo per partecipare all'emozione del pubblico praticamente, ma i miei giocatori andavano ognuno per i fatti suoi, allora qualche giocatore, magari il campionato era finito, beve un po' troppo, con i giornali del nord subito ci attaccarono, i giocatori del Napoli si danno alla dolce vita eccetera eccetera, allora per evitare questo il secondo scudetto, tutti su una nave, tutti un grande pranzo su una nave e basta. Viene in mente lo sfortunato anno in cui il Napoli non vinse lo scudetto, eppure era lanciatissimo. Non me lo sono mai spiegato, me lo sono sempre chiesto. Guardi, no, io come sempre, chi è tradito non sa mai chi è il traditore. Ma io non sono stato tradito, non lo so. Può essere pure solamente un fatto di stanchezza, perché noi facciamo questo campionato stupendo. I giocatori venivano dalle nazionali e il Napoli teneva tutti i giocatori nazionali, ci fu un rilassamento, però due anni dopo è successo il contrario, il Milan era in testa, il Napoli inseguiva e il Napoli raggiunto e superò il Milan che crollò, quindi praticamente ci vendicammo abbondantemente dei due anni precedenti. Dopo il primo scudetto arrivato il secondo, che pensa? Penso che questi altri due scudetti in mezzo non l'abbiamo vinti, comunque i prossimi... Mamma mia, guarda, no? Ma Presidente, lo dobbiamo lasciare anche che vinca un altro, no? Napoli e Maradona, una storia d'amore mai interrotta. 27 anni dopo l'ultimo scudetto, i complimenti del Tide d'Oro dopo la vittoria con il Frosinone infiammano la piazza e proiettano Napoli in un'altra dimensione. Se vinciamo lo scudetto torno a festeggiare. Bisogna adesso che noi troviamo un ponte tra il Napoli e Maradona in qualche modo, soprattutto sul piano dell'internazionalizzazione. Era già una mia vecchia idea precedente, adesso la devo mettere a punto in modo più preciso e devo assolutamente vedermi con lui e verificare che cosa possiamo fare insieme di bello. Un San Paolo che oggi si infiamma ai gol di Higuain. Sono due ruoli diversi, sono due caratteri diversi, però Higuain mostra, almeno leggo così sui giornali, poi non lo so, mostra di avere un grande amore per Napoli. Se è vero questo amore, io ci credo perché amo Napoli anche io, quindi se è vero questo amore probabilmente resterà e farà grandi cose a Napoli.